finito. Papà? Eh? Steven? Papà, sei tu! Steven, il mio ometto! Papà, quando ti hanno portato via ero così spaventato! Poi le gemme mi hanno detto che potevi essere in uno zoo umano, incatenato a un muro a fare... numeri per delle noccioline! Dai, dai, è tutto ok, Steven! Il tuo vecchio se la passa benissimo! Un momento, ma tu come sei arrivato fin qua giù? Con un'astronave, dalla Terra! Te lo racconto mentre scappiamo! Sono stato separato dalle gemme, dobbiamo ritrovarle e andarcene da qui! No, Steven, lì non c'è nessuna uscita, ci ho già provato io. Cosa? Deve esserci un'altra via, dobbiamo trovarla. Greg! Chi è quel ragazzo con te? È un tuo nuovo amico, Greg. Y6, J10, lui è mio... Voglio che liberiate subito mio padre! Dai, non fare così, Steven, rilassati. Da quando sono arrivato, queste persone mi hanno trattato benissimo. Cosa? Buongiorno, buongiorno! Ciao, Greg! Il nuovo piccolo amico! Oh, che bello! Ragazzi, vi presento Steven. Lui è mio figlio. Ciao. Ciao. Grazie per aver intrecciato i suoi capelli. Steven, loro sono i discendenti delle persone che migliaia di anni fa furono portate qui dalle gemme. Pensa che non hanno mai visto il pianeta Terra. Non è una storia pazzesca? Steven, Greg ci ha parlato molto di te. Sbriciolini, sbriciolini. Eri tu, vero? Sbriciolini, sbriciolini, sbriciolini. Avanti, dillo! Andiamocene via! Abbiamo visto una porta che conduceva allo zoo, ma non potevamo aprirla dall'esterno. Troviamola e proviamo ad aprirla da qui dentro. Una porta? Davvero? D'accordo, la cercheremo stasera. Sarà molto più facile trovarla dopo la routine. Salve a tutti. È il momento di iniziare la routine giornaliera. Prego, godetevi il pasto in questa fase dedicata all'alimentazione. Che cos'era? Steven non sa ancora cos'è la nostra vocina, esattamente come Greg quando era appena arrivato. Quella vocina ci aiuta a gestire la nostra vita. Sarete affamati adesso. Certo, andiamo. Papà? Sta tranquillo, Steven, vedrai che usciremo da qui, ma per adesso stiamo al gioco delle gemme.